Buonasera, questa è Assemblea On Air, ecco i nostri titoli. Assemblea EUE contro le bufale online, domani evento a Bologna. Consulta Emiliano Romagnoli, via i bandi, Molinari, focus su nuove migrazioni. Tutto pronto per il Natale, presepe in terracotta e un abete di 8 metri. Fake news e disinformazione online saranno gli argomenti del convegno che si terrà domani in Assemblea Legislativa dalle 9.30 alle 13. Un evento organizzato dallo Europe Direct dell'Emilia-Romagna con la Commissione Europea all'interno della rassegna Dialoghi con i cittadini, sessione di domande ai rappresentanti politici dell'UE per esprimere pareri e descrivere gli effetti delle politiche comunitarie. Presenti all'iniziativa la Presidente Simonetta Saliera, Alessandro Giordani e Jevelina Jelenkovska della Commissione Europea, Stefano Cuppi, Presidente del Corecom regionale, Dario Braga e Pina Lalli dell'Università di Bologna e Giuseppe Pace, direttore dell'Agenzia di Informazione e Comunicazione della Regione. Ma questo non sarà l'unico evento della giornata, perché verrà anche presentata la campagna Stavolta Voto. Abbiamo creato una piattaforma online che si chiama Stavolta Voto, che mette in relazione tutte le persone che sono interessate intanto al tema dell'Europa e, se lo vogliono, anche di attivarsi in qualche modo per far circolare notizie, informazioni, dibattiti, confronti. È una campagna che punta molto alla mobilitazione effettiva, diciamo pure di cittadinanza attiva, per cui non chiediamo dei like come si usa adesso, è una campagna cittadina di promozione della cittadinanza attiva. Questa campagna ha già raccolto in Italia oltre 12.000 iscritti, tra questi 12.000 circa 1.000 si sono dichiarati volontari, vogliono diventare attivisti della campagna. Passa con il sì trasversale dei consiglieri regionali il piano 2019-2021 della consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo. Ma se i 5 Stelle hanno votato contro, i consiglieri della Lega Nord sono usciti dall'aula durante la discussione. Il nuovo piano prevede bandi per finanziare progetti di ricerca sulle università e sviluppare tematiche che riguardino le nuove migrazioni. I bandi sono di 100.000 euro per le scuole, 33.000 euro per le associazioni emiliano-romagnole, 54.000 euro per le attività ordinarie delle associazioni e 40.000 euro per un nuovo bando di ricerca sul fenomeno migratorio che interessa l'università. Il presidente Gianluigi Molinari ha spiegato i successi legati alla consulta. Da 2 anni siamo partiti con i bandi, stiamo avendo delle buone soddisfazioni, soprattutto dagli enti locali, dalle associazioni e soprattutto dalle scuole. Il lavoro della consulta nel futuro, anche l'eredità che cerchiamo di lasciare ai posteri, a chi verrà dopo di noi, è soprattutto basato sui giovani, sul far conoscere la storia della nostra migrazione e anche le opportunità riservate alle migrazioni stesse tramite gli studenti e soprattutto lavorare sulle nuove generazioni di emigrati di seconda e terza generazione, ma anche sul fenomeno della nuova emigrazione, quindi anche dei ragazzi che cercano fortuna o piuttosto anche miglioramento professionale all'estero. Un plauso arriva anche da Andrea Galli di Forza Italia. È un piano che cerca di mantenere, incentivare, riconoscere le nostre radici non solo per il passato ma anche per il presente e per il futuro. Mantenere le relazioni con questi nostri concittadini emigrati è importante. Gli scambi culturali sono importanti, gli scambi economici sono importanti, mantenere queste relazioni secondo noi è fondamentale. Soddisfatto del lavoro della consulta anche Igor Taruffi di Sinistra Italiana. Crediamo che questa consulta non sia uno strumento inutile, ma anzi sia uno strumento importante, necessario per mantenere il rapporto tra la nostra regione, tra questa terra e i tanti emiliano-romagnoli che sono andati via, sono andati all'estero per ragioni di studio, di lavoro e che lì all'estero hanno fatto una propria vita. I legami e le radici sono importanti, sono valori fondamentali per noi che quindi riteniamo positivo proseguire su questa strada. Polemiche invece dal Movimento 5 Stelle. Giulia Gibertoni, infatti, spiega come ritenga inutile l'attività della consulta. La posizione del Movimento 5 Stelle è la stessa da sempre, la stessa tra l'altro anche che io ho portato avanti in campagna elettorale. Riteniamo che questo organismo vada abrogato, è uno spreco, è inutile, non serve assolutamente a nulla e le stesse competenze possono molto facilmente essere trasferite alla Giunta che a costo zero può occuparsi di questo tema. Quindi lo riteniamo qualcosa che ci stupiamo semmai che esista ancora e che non si decida di abolire. La notte di cielo.
Si accendono le luci di Natale in Assemblea Legislativa. Dal lago di Suviana a Bologna, l'albero natalizio di 8 metri, donato dall'ente Parco Emilio Orientale in occasione delle festività 2018, è arrivato in Viale Aldo Moro ed è stato illuminato venerdì scorso alla presenza della presidente Simonetta Sagliera. È un albero che ci è stato donato dal Parco Emilio Orientale, dalla provincia di Bologna. E anche quest'anno, dopo l'avvio dello scorso anno, l'Assemblea Legislativa vuole, per le feste di Natale, celebrarle con l'accensione dell'albero e con l'arte, e quindi con anche quest'anno con un presepe. Presente all'evento anche il presidente dell'ente parco Sandro Ceccoli e Monsignor Giovanni Silvagni, che hanno ascoltato i canti intonati dai cori di Monzuno, Gaggio Montano e San Giovanni in Persiceto. Inaugurato in assemblea anche il presepe artistico di Marco Fornaciari, artista modenese che espone in Viale Aldo Moro 50 la sua Natività, un'opera di terracotta che narra la vicenda evangelica, dall'Annunciazione fino alla fuga in Egitto. Naturalmente il soggetto principale è la Natività, cioè la mamma col bambino e Giuseppe, che però sono in una situazione particolare. Non li ho visti come nel presepe tradizionale, ma ho cercato di vederle come delle persone vere. L'essere invitato a esporre in un luogo istituzionale di questo tipo per me è un motivo di orgoglio straordinario. Sovrano, sovrano d'amore.